Un attimo che cerco di capire qual è quello giusto. Dovrebbe essere questo qua. Confermi? Confermate? Mi si sente? In teoria, dovrebbe essere un sì. Ecco, niente, ho obiettato, ragazzi. Grazie a Dio che io non stavo leggendo la chat e ho parlato per ore. A nulla. Però va benissimo così. Vi stavo dicendo, sto bevendo aranciata, sto mangiando riso giallo. Ci siamo ritrovati su un'isola, scegliete voi se l'isola dei famosi o l'isola di... Ah, la luce! Sono un vampiro, cavolo! O l'isola di The Lost. E vengo da una giornata stressante. Sera Intel no chat. No, è che più che altro il... Perché? Tra le altre cose, perché mi si è messo così, Dio buono? Io ho fatto... Perché... Io faccio dei settaggi, no, ragazzi? E poi i settaggi vanno a... Vabbè, fai come cavolo vuoi, Dio Cristo, scusate. È a vita propria, comunque, il mio computer, lo sapete. Comunque, stavo dicendo che la protagonista, X di stasera è una persona che ama il rumore del mare. Noi ci ritroviamo su quest'isola perché era così tanto desideroso di sentire il rumore del mare che, beh, voglio andare in spiaggia, mi trasferisco su un'isola deserta. Praticamente il concetto di stasera è questo. Lui o lei, o non lo so, ama, diciamo lei, che diciamo che è il mio alter ego, il protagonista di protagonista, la protagonista. Mi odio queste cose, io sono una persona semplice, mi devo andare a impelagare con le cose, va bene? Comunque, ci troviamo in una situazione di disagio, sia nella vita reale, ma quello è un classico ormai, sia nel gioco dove a tutti gli effetti, sentiamo dei rumori. Sentiamo delle voci, sentiamo cose e proviamo a chiedere perché esistano facendo altri rumori. Non lo so, sto gioco è strano, però sicuramente è meno inquietante di quello che mi ha fatto l'ultima volta, che mi ha dato anche incubi. Carambola è stato terrificante per la mia psiche. E comunque, ora in teoria mi si sente, quindi mentre facciamo, mentre parliamo, mentre boh. Quindi facciamoci un giro sull'isola. Ok, là c'è una lattina che... Ma scusa, scusa, ma mi scusi. Ok, qua c'è un muro invisibile, non posso saltare, non posso fare nulla, però qua potevate mettere delle ombre, qualcosa, no? Ok, Z è per raccogliere roba e ci servono oggetti per fare rumore, quindi noi faremo gli spazzini stasera. Tra le altre cose, una scatoletta con un gallo e un cracker. Una scatola, va bene, ok, del metallo, c'è cioè un contenitore di metallo trovato qua e là, qualcosa che serviva per sfamare, è difficile fare un buon suono con sto coso, beh, puoi farci un, come si chiama? Tipo un telefono, no? Con il buchi la lattina, metti il filo e ci parla. Vabbè, forse sono cose che facevo soltanto io da piccolo. Dai, buttati in acqua. Non posso farmi il bagno. Voglio farmi il bagno. Sono sull'isola. No, ok, no, c'è proprio una barriera. Non posso. Cioè, oltre a X non posso fare, va bene. Ok,
Niente, va bene. Cosa devo fare? Qua c'è un'altra spiaggia. Quest'isola è minuscola praticamente, comunque. Niente, non mi posso. Mi posso annegare, va bene. Ragazzi, vengo da una giornata in cui ho parlato con la mia correlatrice, persona molto simpatica, come un qualcosa che non voglio dire, e che mi ha smontato mezzo mondo, e sono finita a non avere materiale per poter lavorare fino a tardi. E quando sono tornata a casa a fare una sessione di D&D, è stata una giornata strana. Allora, ci sono, diciamo, un mucchietto di grandi rocce con dei simboli, delle croci a tutti gli effetti. Incisi, written, non direi incisi più che scritti sopra. Ok, un cimitero per conigli probabilmente. Oh. Riempi la scatola. Vabbè, sì, nel dubbio sì. Abbiamo switchato dal barattolo a un flauto di bambù. A me sembra solo del bambù, però va bene. Un pezzo di bambù con un ciuffetto alla fine. È forato di sopra. Potrebbe fare un leggero suono, comunque penso piacevole a tutti gli effetti. Sì, infatti lo dice. Andiamo alla torre, vediamo che dicono alla torre. C'è del vetro là? Ok. Sì, grazie che mi fai vedere. Guarda, non sapevo. Allora, vabbè, è un gioco tranquillo. Non devo trasformarlo in un rage game. Lo so, però io già sono confusa. Il suono non risuona insieme agli altri. Fammi cercare qualcos'altro per fare un buon suono, eccetera, eccetera. Cioè, il gioco praticamente si sviluppa tutto così. Shift sarebbe? Ah, per dire andare direttamente al faro, ok. No, voglio tornare indietro. Perché ci sono dei fulmini che attraversano le nuvole? Niente, ok. Da notare che il protagonista, la protagonista, insomma, lui, chiamiamogli un nome, Mirko, ok, lo chiameremo Mirko. Mirko è vestito di stracci, quindi è estremamente interessante perché ci fa immaginare un presumibile naufragio di sto ragazzino. Cioè, ok, lui sognava sinceramente di andare in giro, di sentire il rumore del mare. Lui sente rumori ed è finito naufrago praticamente. Ah, ok, non abbiamo perso il flauto, è rimasto là per terra, ok. Vabbè, io ho fatto tutto il percorso, non c'era bisogno, ma va bene. La bottiglia risuona bene. Il suono degli echi attraverso il mare. Giorno dopo.
mi sono ritrovato qui, ho sentito un suono differente rispetto a quello di ieri. Sapendo della mia comunque ricerca per il suono, comunque ho cercato sempre di riprovare a ritrovare il suono per avere una risposta, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre per avere la risposta dall'altra parte. Avete visto che noi siamo in un'isola, però dall'altra parte c'è un'altra, quindi forse qualche altro naufrago che in realtà sta cercando di dire: bimbo, stiamo cercando aiuto, non devi stare là a suonare, abbiamo bisogno di aiuto. Però Mirko non l'ha capito, quindi Mirko è così. L'altra parte risponde solo se faccio lo stesso identico suono. Quindi proviamo a tipo imitare il suono. Mimicking è veramente una cosa che mi fa ridere come verbo. Comunque, imitare il suono dell'altra parte. Tanto vedo che avete scritto. Buonasera Gaetano! Buonasera, buonasera. Non leggerò tanto la chat perché questo gioco è un po' problematico. E sì, ho sempre la mega sciarpa al collo perché, anzi, sono migliorata col mal di gola e la tosse. Cioè, infatti domani prendo soltanto una Vivinci, però capite, cioè sembra una testa. Sembra una testa. Senza corpo, stuck, se non ho il green screen, se no tu, cioè, mi stuck. Ok, basta. Ah, ho le mani ghiacciate, Dio buono. Comunque, Mirko, facciamo una passeggiata. Allora, c'è un legnetto, Mirko, c'è un legnetto. Cosa facciamo col legnetto? Vediamo. Un ordinario legnetto, ma chi l'avrebbe mai detto? Mi sembra un po' fradicio, bagnato dal mare, chissà da quanto tempo stava lì. Vabbè, proviamo a vedere se gli va bene il legnetto. Ok, mi hai preso il legnetto per che cosa se non ha effetto nel... Boh, no, ma non penso che... Ma rivorrà la bottiglia, non penso. Ok. Comunque il design di questo gioco è veramente minimal. Questo qua di nuovo è il flauto. Qua, un sacco. Un sacco. Aspetta. No, vediamo andando al faro se c'è altra roba. Il coso non può essere amplificato. Ok, proviamo col sacco, magari. Peccato che non si possa craftare nulla. Ok. Potrebbe fare del suono, vediamo. Ah, sì, ok. Potrebbe essere amplificato, ma qua sono i ciottoli di prima. Praticamente questo ragazzino, il nostro Mirko, è un po' confuso. Da notare che cammina tutto storto, perché lo faccio camminare tutto storto. Ok. Ok, questo fa rumore. Però non può essere soltanto flauto e bottiglia. Vediamo dove voglio andare a parare.
Ok, il suono non corrisponde. È un tin. Forse sto giro. No, ma c'era il rametto preso. Preso il rametto, perché non ha colpito? Non sto capendo. Ah, forse non l'ho preso il ramo in realtà. Perfetto, ecco, sì, si può craftare. Pensavo di no, invece sì. E abbiamo il suono che ci serviva, perché era proprio questo tin che abbiamo sentito prima. Sentite? Tin! Tin! Io veramente in un'isola deserta a sentire rumori probabilmente sarei pazza. Cioè, dopo 2 giorni, impazzita. E fu così che il secondo giorno. Arriveremo a fare un concerto il giorno dopo. Oggi somehow I can't hear. Oggi ho sentito due suoni. Io speravo che accadesse. Questi due differenti suoni, c'è armonia, cioè sono armoniosi nelle orecchie. Chi sapeva che semplici suoni potessero fare una cosa del genere? Dovrò fare alcuni trial and, vabbè, tentativi e anche con errori, ma farò in velocemente per poter ricreare i suoni. Allora, un tamburo e un flauto. Sicuro il bambù e poi c'è un tum, tipo un. Tamburo, come lo fai? Forse devi prendere. Come fai a fare un tamburo? Mi serve un contenitore per il tamburo. Forse la latta di prima. Qua c'è il vetro. La latta di prima, ok. Abbiamo tutto. Perfetto. Ok, come potete vedere, le dinamiche del gioco non sono difficili. Almeno ai primi livelli, eh? Perché immagino davvero che arriveremo a fare tipo un concerto in un certo qual modo. Ah, che state scrivendo? Ok, ogni tanto vengo a vedere cosa scrivete.
È un po' come sort of the court, a giornate. L'ultimo giorno, la scorsa notte, c'è stata una tempesta. È un vento veramente forte. La torre, che abbiamo scoperto essere in realtà un faro, sembra che comunque sia sopravvissuta, ma la vecchia casa è in pessime condizioni. Dall'altra parte tutto ok? Il nostro unico contatto è il misterioso suono, ma inizio a preoccuparmi. Io spero di risentire suonare oggi. Comunque, se il loro suono continua, comunque voglio che sappiano che, cioè, li sto ascoltando in un certo qual modo. Ok. Pianoforte. Sembra un pianoforte. Sì, no, ho sbagliato. Ok. Volevo entrare dentro la casa. Sono. Ok. Oh. Che dice qua? Title. Titoli. Diciamo da un lato, per l'altro. Ci sono 5 linee, tipo disegnate, scritte in nero, dots spread across them, e è presente un pentagramma. Penso, non lo so, 5, non mi ricordo come è fatto il pentagramma, però 5 linee e puntini attraverso di loro, mi sa tanto di pentagramma, essendo comunque anche un gioco musicale, non mi stupirei. Ci sono dettagli scritti, no, ci sono, vabbè, ci sono words, quindi parole scritte in dettaglio, ma non so il significato. Beh, penso sia tipo uno spartito in un certo qual modo. Oh, bicchiere e cosa può essere utile? Non è quello che mi immaginavo, ma potrebbe essere utile. C'era qualcosa che mi veniva segnalato qua, però. Ok. Beh, usato di solito per servire bevande, probabilmente. Si può fare qualcos'altro oltre che a bere? No, scusate, c'è qualcosa di bevibile? Non il mare, no, è salato. Beh, grazie, davvero. Wow! Complimenti, complimenti. Allora, combiniamo. Ok. Cosa abbiamo qui invece? No, questa è una un. Potrebbe essere utile una springa.
Posso usare il... Possiamo metterci dell'acqua, ok. Ok, un suono lo abbiamo. Però sento tipo pianoforte. C'è una nota che mi ricorda quella di un pianoforte. Non riesco a capire da dove cosa. Non riesco a capire. E questa è l'acqua. Che sia. Yes. E. Tipo una... sì, combina tipo un'arpa in qualche modo. Ma a me sono... Boh, non ne sono sicura. Ricordi? No, records, vabbè, record, non lo so, insomma, quelli. No, ricordi, a tutti gli effetti ricordi, ricordi. 2-6-1997, 1897, boh, qualcosa. Even since... Happened, quindi anche se è accaduto, tizio, cioè puntini e puntini, questo è un diario. Dio, sta cosa sta... Praticamente erano tre persone... Oh... Tre naufraghi, tre persone... di cui una... Forse è sparita o se n'è andata, è morta. Le altre due sono rimaste qua e stanno male. Ora, probabilmente chi stava scrivendo questo libro sta male per malnutrizione. Anche con ciò, c'è la risonanza dei rumori, lo rende, lo fa stare bene, cioè lo placa. Non ci sono più noti. Oddio santo. Vuoi vedere che tipo si scopre che i rumori che sentiamo in realtà sono tipo i fantasmi di sti qui? Dai, esci. Poi sono delle tombe, quindi... Una pietra, diciamo tumulata in un certo qual modo, mezza tumulata, in fronte al mare. Cosa significa? Con parole... Qualcuno è spente, questa è una tomba praticamente. Ok, pensavo non fosse creepy. Ok, no, vabbè, non è creepy, però è wow.
Io sento il rumore di un pianoforte. Ma qua c'è una porta, perché non l'ho aperta? Non posso, non posso. No! Pentola usata per cucinare. Probabilmente fa un buon suono. Però non è quel suono che ci serve. Primo suono. Primo suono, mi sa che è la bottiglia. No, forse no. Boh, proviamo. No, non sono in ordine. Il suono non risuona in questo ordine. Allora, la chitarra, chiamiamola così, la cetra. Ok, e anche questo, oh, Dio santo. Da prima non è il... La prima non è la bottiglia come suono. È tipo, forse il flauto. Forse il flauto. Flauto, arpa e... Cosa? Dov'è il flauto però? Non vorrei che il nostro Mirko in realtà sia l'orfano di... No, non è il flauto. Non è il flauto. Che cavolo è il primo suono? Sono convinta che sia tipo un piano, mi ricorda il piano come suono. Tum. È tipo forse una campana? Una campana, ma... Allora, riprendiamoci gli strumenti che eravamo sicuri. Sperando... No, li devo di nuovo craftare, che... Allora...
Ok. Ok. Ah, io che vado a sbattere contro i muri, è la realtà dei fatti, anche nella vita reale vado a sbattere proprio a cragnate contro i muri. Il problema è che non riesco a capire il primo suono. Tra le altre cose, l'edificio sarebbe anche esplorabile se me lo lasciasse fare. Oh! Ah no, sono rientrata. Pensavo fosse un'altra. Una via nascosta o qualcosa. Mi ero emozionata per nulla. Sad story. No, infatti non puoi. No, che pizza. Forse ho un'idea. Mi ricordo quello che facevo. Allora, quando ero piccola, si può fare con le bottiglie con del cuoio anche magari qualcosa. Vediamo se mi permette di craftare. No. Non ne ho idea. No, non è il tamburo. Ma ragazzi, voi siete riusciti a capire che suono è il primo? Cosa lo può creare? Flauto non è. È troppo bassa la bottiglia come suono.
No, non è il tin del... Oddio. Ah, per i ciuffetti d'erba. I ciuffetti d'erba sono i nemici di questo gioco, praticamente. Magari riempiendo un minimo d'acqua la bottiglia, facendogli fare il rumore. Che poi... Tu hai riempito il bicchiere. No. Ok, non... sto avendo una crisi, ammetto. Come fare piatti buoni col pesce bollito e vabbè. Ingredienti, no, non mi va di leggerli, però ok. No, basta, non mi piace. Non mi piace. Frisco altro. Qualsiasi cosa dico comunque sarà fraintendibile, quindi vabbè. Vabbè, proviamo ad andare al faro. Non riesco a capire il primo. Lo so, non va bene la bottiglia, ma non capisco qual è l'altro suono. Notte notte, Kyle, notte notte. L'attacco del legnetto. Vabbè, ci sta. C'è una conchiglia. Bah, le conchiglie ci sono, non, però non me le ha segnalate come elementi. Possiamo provare. Infatti, comunque non mi ha cancellato tutto, quindi è già qualcosa. Magari. Magari cerchiamo una conchiglia. Cioè, le conchiglie ci sono, ma non... Oh beh.
No, vabbè, non lo so. Non lo so. Giuro, il mio cervello mi fa sentire il rumore di un pianoforte, il che non è di molto aiuto. Niente, pensavo avessi craftato qualcosa, ma nada, vabbè. Ah, mi manca qualcosa. Vabbè, c'è una conchiglia, vai al falò. Vai al falò così. Io non vorrei che ci fosse qualcosa nella casa che ci sta mancando. Perché mi ha fatto tutti. Visto tutto. Se lo copro con. Se lo copro con il cuoio.
No, non ha effetto. Ecco il suono. È lui, mi sa che è lui, mi sa che l'abbiamo trovato. No, è più basso. Oh, non... Sto avendo mal di testa. Vabbè. Forse è leggermente più basso, non ne sono sicura però. Leggermente più alto la nostra pentola. Gli è andato bene, va benissimo. Va benissimo. Gli è andato bene, va bene, ok. Quel giorno fu speciale. Dopo vari suoni, ero immerso in un'armonia di note differenti, di note differenti da prima, non lo so, da tutto quello che c'era stato prima, cioè ha creato un concerto. In quella melodia c'erano suoni che ho ascoltato prima, diciamo armonizzati tra loro. If it was me as, come se questo era stato organizzato fin dall'inizio. Qualcosa era sorto in me, dentro tutto il mio cuore. Ho avuto una risposta indietro, con suoni, miscelati, matching, che rispondevano al ritmo, ok? Ce l'abbiamo fatta. Piccola leitmotiv intricata. Io non ci avrei giurato cioè una campana, ma comunque non è lo stesso suono. La pentola e il ramo hanno un suono leggermente più acuto rispetto a quello che producevano loro. Comunque la melodia arriva alla fine quando l'ultima nota riverbera. Questa fu l'ultima volta che sentii un suono al di là dell'oceano. Anche con ciò, ho voluto sentire ho voluto sentire quella melodia di nuovo. Occasionalmente, l'ho risuonata per ricordarla. Io spero che un giorno, da qualche parte, io potrò riascoltarla di nuovo, la stessa, vabbè. Fissato con i suoni, comunque, il nostro personaggio. Ok. Detto ciò, ragazzi. Piccola one shot conclusa.
Cosa ne pensate? Mi metto in piccolo così possiamo sentire anche la musica nel frattempo. Vediamo se me lo fa fare il nostro OBS. Niente, non me lo fa fare. Vabbè. Intanto mi soffio il naso e vi leggo. Allora. Prendi gli ultimi elementi. Sotto la Z c'è una nota e poi vai al faro. Però così al tamburo. Ok, vabbè, vedevo ogni tanto, ma non riuscivo, come ho detto, a vedere tutto, Gaetano. Grazie comunque per i suggerimenti, perché cioè ti ci sei messo anche te di testa per riuscire a capire come fare a risolvere l'enigma. Gioco carino, dai, non troppo pretenzioso, una one shot per rilassarsi un pochino dopo una giornata di corri corri. Vabbè, diciamo che se ci fosse stato modo, come al solito io per questi giochi me li immagino sempre più lunghi, ma vabbè, sarebbe forse stato noioso se fosse stato più lungo. Così, molto, cioè, un po' mi preoccupa perché il protagonista si trova, è un ragazzino, si trova su quest'isola e su quest'isola c'erano altre persone che conoscono la stessa melodia, la ripropongono al ragazzino. Queste persone, una si è allontanata, le altre due probabilmente sono morte. E hanno lasciato tipo queste tre persone condividono questa melodia e questa melodia viene fatta riverberare e c'era proprio ora fatemi vedere il pentagramma pa parlava di cinque linee con dei puntini sparsi. Io non vorrei che sia vabbè, anch'io sono una deficiente, penta, in greco vuol dire 5, ci sono arrivata ora perché va bene. Scusate, io in teoria avrei studiato, io avrei in teoria studiato greco, no, niente, non c'ero col cervello, ci sono arrivata dopo, ma va bene così. Quindi sì, sottolineo, 5 strisce con dei puntini. Sono le note. Sì. Quindi tre persone che si trovano su quest'isola, una poi è probabilmente andata sull'altra isola ed è la persona che continua a ripetere la melodia che il bambino sente. Gli altri due sono morti lasciando la loro casa, il faro e questo, c'è il faro, ma c'è anche, vedete, sono comunque due strutture differenti. Abbiamo il faro da una parte e poi abbiamo questa specie di casetta con questo megafono. Quindi c'è qualcosa sotto che magari la stiamo leggendo, io almeno la sto leggendo in maniera creepy, però c'è qualcosa sotto. E poi questa ossessione da parte del protagonista per la musica, il fatto che non pensa altro che alla musica. Non mangia, non beve, i giorni li passa cercando strumenti per poter riverberare. È un po'. Ok. Mi ricordavo qualcosa, eh sì, ci sta. Io quando ce l'ho già ho detto, ma vedete che basta rivedere comunque la live. Vedete che il. Dato il tema, sarà il pentagramma con le note. Poi ci poteva anche arrivare che 5 linee, pentagramma. No, raga, ma io queste gaffe le faccio perché non è che dici sei scema. Sì, sono scema, ma è anche stanchezza la mia. Comunque, Gaetano, ma alla fine, come è andata a finire? Tutto bene con le tue avventure?
tanto bevo un po' di succo di aranciata che almeno un pochino la gola, spero che passi un po' questo raffreddore. Tutto ok, stai aspettando. Ma immaginavo, perché non avevi più detto nulla per quelle vicende, e mi ci sta. Top, top, top. Beh, alla fin fine hai tante possibilità tu, quindi ti puoi permettere anche di scegliere per un certo qual modo. Vabbè, dai, non parliamone qua in mondo visione, che non mi sembra il caso. Direi che la live di stasera la possiamo concludere con questa one shot. E se ti va, Gaetano, ci si becca per due chiacchiere su Discord, o altrimenti ci si sente direttamente sabato. Dite. Intanto io auguro a coloro che vedranno questa live, non lo so, ditemi una vostra opinione qua sotto nei commenti, fatemi sapere se vi piace, cosa ne pensate. È un giochino tranquillo, molto tranquillo, quindi non immaginatevi tanta roba, però per rilassarsi un attimo, è musicale, è carino. A sabato, ok, allora si fa sabato. Di cosa stiamo parlando, amici? Non ho la musichetta pubblicitaria, però canto io come una deficiente. Per chi vuole, basta chiedere, c'è il Discord del canale, quindi basta chiedere e vi si permette di accedere. Bella! Vabbè, ok, la smetto. Buon proseguimento di serata, Gaetano, buonanotte a tutti e alla prossima sabato. Ciao ciao!